Oggi viviamo in un periodo in cui l'obesità è diventato un problema di salute. Un terzo dei bambini sono sovrappeso e quasi la metà degli adulti sovrappeso o obesi. La giusta soluzione è il bilanciamento fra ciò che si mangia e quello che si consuma, quindi un'alimentazione salutare e una dose adeguata di movimento. In questa puntata vi proponiamo alcuni suggerimenti semplici, facilmente praticabili da tutti voi per bilanciare la giusta quantità di cibo e la giusta quantità di movimento. Per quanto riguarda l'attività fisica è consigliato un 30 minuti al giorno, neanche tutti i giorni, quindi più volte alla settimana, 5 volte alla settimana almeno, di cammino. Ma tutta l'attività fisica che facciamo è importante, quindi prendiamo le scale anziché l'ascensore, posteggiamo la macchina il più lontano possibile, usiamo l'autobus e scendiamo dall'autobus alla fermata prima, perché no, adottiamo un cane. Questo ci porta sicuramente a uscire almeno 2 volte al giorno. Quindi facciamo i lavori di casa, che sono importanti, anche questi ci permettono di fare attività fisica. Quindi poche cose. Per quanto riguarda l'alimentazione, seguiamo una filosofia. Tutto quello che deriva dalla terra e dal mare va bene. Con una piccola limitazione sul mare, i crostacei e i molluschi, cioè non esageriamo. E quello che deriva dagli animali bisogna stare un po' attenti. Per stare bene in salute è importante il giusto equilibrio fra quello che si mangia e quello che si consuma, quindi una buona alimentazione ma anche una giusta attività fisica che deve comprendere nell'arco della giornata almeno mezz'ora di passeggiata a passo veloce. Questa attività fisica è cosiddetta aerobica, che quindi aiuta anche a migliorare la nostra attività cardiovascolare, è indicata anche per chi svolge un lavoro impegnativo dal punto di vista fisico e quindi è importante che venga assicurata una passeggiata con gli amici, anche con il proprio cane, perché no? Può essere una buona soluzione per concederci anche un giusto momento di relax. L'evoluzione dell'organismo umano ha consentito la sua sopravvivenza attraverso una serie di numerose difficoltà, fra cui le carestie, il freddo, la fatica di dover procurarsi il cibo. Nei millenni si è selezionato un organismo in grado di affrontare condizioni di carestia. Ora, questa dotazione genetica, questa selezione che si è realizzata in un breve volgere di tempo, straordinariamente piccolo per i tempi delle evoluzioni, ha portato l'uomo in una condizione esattamente contraria, con una grande disponibilità di cibo, ricca di energia, una condizione ambientale dove non si deve sopportare il freddo né il caldo grazie alla climatizzazione e dove gli spostamenti e il procurarsi il cibo non richiede un particolare consumo di energia. Questo ha contribuito sicuramente a quella epidemia di obesità che sta interessando la gran parte del mondo occidentale e anche il nostro paese. In particolare nei bambini, ma anche negli adulti, si rileva un aumento di sovrappeso e di obesità e assieme a una corretta alimentazione è importante anche svolgere un'attività fisica quotidiana che dovrebbe essere di almeno una 30 di minuti e avere un certo tipo di dispendio, quindi un'attività di tipo aerobico con una certa frequenza, intensità e durata. Per chi fa un lavoro di ufficio è importante aumentare l'attività fisica per quindi aumentare il dispendio energetico e anche la massa muscolare, che è quella che aumenta il metabolismo basale, cioè il dispendio energetico della persona a riposo. Solo con la respirazione e il sudore
un adulto perde normalmente quasi un litro d'acqua al giorno, che diventano 2 litri quando fa molto caldo, e ancora di più se si aggiunge anche dell'attività fisica. Tu non bevi? No, non ho sete. Su, andiamo. Molto spesso lo stimolo della sete non arriva subito, ma quando abbiamo già perso molta acqua. Negli anziani, poi, il meccanismo della sete funziona anche peggio. È meglio bere subito, quando si ha sete. E ancora meglio, è bere prima che venga sete. Ogni giorno abbiamo bisogno di 1,5 litri o 2 litri di acqua. In pratica vuol dire berne 6-8 bicchieri, sia durante sia al di fuori dei pasti. Il resto dell'acqua ce lo forniscono il latte, la frutta, la verdura e altri alimenti, che ne contengono sempre un po'. Guarda quanto sudi, non vuoi un po' d'acqua? No, no, sto bene così. Ma non ti è venuta sete? Un po'. E allora perché non bevi? Perché se bevo non perdo acqua, invece voglio perdere i chili che ho di troppo. Dai, ricominciamo. In realtà, non solo l'acqua non contiene calorie, ma il peso che perdiamo sudando lo riprendiamo subito non appena ribeviamo. E se non beviamo, l'organismo recupera acqua dalle urine, aumentando il rischio di calcoli. E poi torneremo a bere sicuramente, perché molto presto l'organismo comincia a non funzionare più tanto bene. Papà, ne hai fatte soltanto 3. Vuoi smettere? Mai! I primi effetti si sentono già quando abbiamo perso appena l'1% del peso corporeo. Col 2% arriva la sete, con il 5% crampi e debolezza. E col 7% malessere generale e profonda debolezza. E ancora più vulnerabili sono i bambini e gli anziani. Papà, ti senti male? No, è che fa un po' caldo. Ci credo, con tutta questa roba che hai addosso. Sei crollato, eh? Crollato e crollato. Dammi un po' d'acqua piuttosto. Lo sai che qui dice che se bevi riprendi il peso che hai perso sudando? E tu dammela lo stesso. Il peso si perde bruciando il grasso. Guarda che è finita. Lo vedo. L'acqua la vuoi liscia o gassata? No, dammi quella lattina. Questa? Sì. Oltre all'acqua, quando sudiamo perdiamo anche sali minerali e il modo migliore per reintegrarli è con la frutta e la verdura. Ah, questa sì che mi tira su. Buona mela. No, meglio di no. Meno mangio, meglio è. E se beviamo, per non sbagliare, è meglio scegliere l'acqua. Non importa se minerale o del rubinetto. Nelle altre bevande c'è infatti sempre anche dell'altro. Lo sai che quella lattina ti fa ingrassare? Ma c'è solo acqua. Invece no, ci stanno molti zuccheri. Leggi l'etichetta. Sono 40, 100, 103, 132 calorie. Mi sa che salti la cena. L'eccesso di peso, quindi il sovrappeso e l'obesità, interessa un po' tutte le diverse fasce di popolazioni, dall'infanzia fino all'età più avanzata. Sappiamo che circa un terzo dei nostri ragazzi è sovrappeso oppure obeso ed è importante intervenire precocemente per ridurre il rischio delle malattie cardiovascolari, diabete e tumori che possono complicare la loro esistenza se permane questa condizione di eccesso ponderale. Il problema del sovrappeso e dell'obesità si riduce nelle fasce giovanili, dai 18 ai 25-35 anni, per poi riprendere man mano che l'età aumenta. La menopausa, per esempio, da sola è in grado di ridurre di almeno il 30% quello che è il metabolismo basale, quindi penalizza molto le signore che si trovano a affrontare un periodo che di per sé ha le sue complessità e rischiano sicuramente di aumentare di peso. Questo fatto, aggiunto al fatto che la condizione ormonale che prima le aveva favorite rispetto alle malattie cardiovascolari viene meno, le rende più sensibili alle malattie cardiocerebrovascolari. Per questo è importante anche in questa età intervenire regolando l'alimentazione e in particolare favorendo l'attività fisica che è in grado di
rianimare, di riattivare il metabolismo basale. Un intervento importante che si è svolto nella realtà bolognese è stato quello della promozione del consumo di frutta e verdura. Le 5 porzioni raccomandate sono consumate in modo più significativo nella nostra realtà territoriale rispetto ad altre aree del paese e anche alla regione Emilia-Romagna. Siamo arrivati nella sola Bologna al 17% di cittadini che consumano le 5 porzioni di frutta e verdura. Ce ne sono molti altri che devono raggiungere questo obiettivo, ma riteniamo che sia un buon risultato rispetto al 10% circa che interessa la popolazione nazionale. Basta appena mezzo grammo di sodio al giorno, che può trovare tranquillamente negli alimenti che mangiamo. Ciascuno di noi però gliene dà circa 10 volte di più. La ragione è semplice. Siamo abituati ad aggiungere sale, cloruro di sodio, a moltissimi cibi. Fermo! Che c'è? Mi hai fatto paura? È per il tuo bene. Troppo sale fa salire la pressione. Ma la pasta senza sale non sa di nulla. La salute innanzitutto. Troppo sale nella dieta può favorire l'aumento della pressione arteriosa, quindi del rischio di malattie dei vasi sanguigni, del cuore e dei reni, oltre che di tumori allo stomaco e probabilmente osteoporosi. Dovremmo tutti ridurre il consumo di sale, sia a tavola che in cucina. E quel sale dovrebbe comunque essere iodato. L'aggiunta di iodio non ne altera il sapore e permette di prevenire o curare una carenza molto diffusa in Italia, che è causa di cattivo funzionamento della tiroide. Oltre metà del sale che consumiamo ogni giorno è nascosta nei prodotti che acquistiamo. La maggior parte nel pane e nei prodotti da forno come biscotti e cracker. Non perché siano salatissimi, ma perché li mangiamo tutti i giorni, soprattutto tu. Fai un po' vedere. Leggi qui. C'è anche quello che mangi tu. Merendine, cornetti e soprattutto cereali da prima colazione. E quali sono gli alimenti più ricchi di sale? Quelli dei tuoi aperitivi: olive, prosciutto, salame, mozzarella, formaggi. Ma anche patatine e ketchup. Figuriamoci poi quando sono insieme. E il dado con cui hai preparato il brodo stasera? Ah, ma allora se non si può mangiare più niente, ditelo, eh. In realtà non c'è bisogno di rinunciare del tutto al sale o ai cibi salati. Ci basterebbe dimezzarne il consumo. Se infatti non forniamo al nostro organismo più di 2,4 grammi di sodio al giorno, corrispondenti a 6 grammi di sale, i rischi per la salute restano molto piccoli. Certo, con la metà del sale, tutto più sciapo. Ma no, basta ridurre sale e cibi salati un po' alla volta e ci si abitua. A soffrire in silenzio. Così rieduchi il gusto. Nel giro di un paio di mesi, quello che oggi ti sembra sciapo, ti sembrerà bello saporito. Ti sei accorto che nel pane che mangiamo oggi c'è meno sale di quello di un anno fa? Allora che cosa possiamo inventarci? Puoi dare sapore con delle erbe aromatiche. Aglio, cipolla, basilico, prezzemolo, rosmarino, salvia, menta, origano, maggiorana, sedano, timo e semi di finocchio. E poi ci sono le spezie: pepe, peperoncino, noce moscata e cannella. Meno sale e più aromi. A proposito, l'aceto e il succo di limone permettono di gustare lo stesso sapore con la metà del sale. Per il nostro benessere è importante ridurre il consumo di sale. Noi ne consumiamo dalle 2 alle 3 volte la quantità che sarebbe necessaria per il nostro benessere. In realtà già gli alimenti hanno quel contenuto di sodio, di cloruro di sodio che ci serve per stare bene. Un obiettivo importante sarebbe quello di ridurre in particolare gli alimenti che lo contengono maggiormente. Questi sono soprattutto alimenti in scatola, confezionati, già pronti, che ne contengono delle grandi quantità. Può essere utile anche ridurre l'aggiunta che ne facciamo nella preparazione, nel confezionamento degli alimenti. In ogni caso, quel poco sale che usiamo è preferibile se iodato, in quanto lo iodio è una componente utile per il buon funzionamento della nostra tiroide. 5 grammi di sale in meno al giorno, è un cucchiaino, riducono del 23% il pericolo di avere un ictus e in tutto il mondo potrebbero evitare 1 milione di morti per ictus.
Quindi basta veramente poco per dare un contributo utile alla nostra salute. Un'altra cosa importante è non aggiungere il sale nell'alimentazione dei bambini più piccoli, in modo da abituarli sin dalla più tenera età a un basso contenuto di sale. Il cosiddetto calo degli zuccheri, quella sensazione di stanchezza fisica e mentale che spesso ci coglie lontano dai pasti, è il segno che nel sangue si è abbassato il livello del glucosio, l'energia di pronto impiego del nostro organismo. Se mangiamo qualcosa di dolce, gli zuccheri contenuti nel cibo vengono trasformati in glucosio e assorbiti rapidamente. Mi sento meglio. Allora, ciao. Ciao mamma, scusa ma stavo morendo. Dai, filla a fare i compiti adesso. In una sana alimentazione ci sono pochi dolci e poche bevande dolci. E meno ce ne sono, meno ne abbiamo voglia. Gli zuccheri semplici, quelli che danno ai cibi un sapore dolce, non dovrebbero infatti fornire più del 10-15% delle calorie giornaliere, ma sarebbe meglio limitarsi a quelli della frutta e del latte. Se infatti il livello di glucosio nel sangue si alza troppo, e troppo spesso, si corre il rischio di sviluppare il diabete. I dolci non sono tutti uguali. Molti dolci come caramelle, barrette, marmellate, creme da spalmare, cioccolata e molte bevande gassate contengono solo zuccheri, oppure zuccheri e grassi, forniscono quindi quasi solo calorie e pochi nutrienti essenziali. Sì, ma con queste merendine posso vincere i videogiochi? L'ho visto in televisione. Io ti ho preparato un bel ciambellone. I dolci migliori sono i prodotti da forno, come i biscotti e le torte non farcite, perché sono fatti anche con uova e farina. Tieni e vai a fare i compiti. Ciao. Com'era il ciambellone? Orribile! E ora vatti a lavare i denti. Mangiare meno dolci aiuta anche a prevenire la carie, che si forma quando i residui del cibo restano a lungo sui denti. Per questo è meglio limitare i dolci che si attaccano ai denti, come le caramelle morbide, le brioche o i torroni. Ma soprattutto bisogna sempre lavare i denti dopo aver mangiato. Beccata! Ma è solo uno spuntino. Un dolce? Sì, My Light contiene solo un dolcificante. Ok. Vediamo cosa dicono le tue linee guida. Allora, non è vero che i prodotti light senza zucchero non facciano ingrassare e quindi possono essere consumati liberamente. Leggi un po' sull'etichetta quanti grassi ci sono. Oddio. Allora posso andare a prendere merendina lattina? Hai già mangiato il ciambellone? Io mi mangio 2 cucchiaini di budino e la merendina senza lattina. Mezza merendina. Affare fatto, però poi aspettiamo la cena. Ok. In questa puntata abbiamo visto come un'adeguata attività fisica abbinata a una sana alimentazione sia in grado di mantenerci in buona salute. Quindi andiamo tutti a fare una bella passeggiata, almeno 30 minuti per ogni giorno.